Ciao ragazzi, buongiorno, oggi è domenica mattina, io voglio registrare oggi un nuovo cosa mangio in un giorno, anche perché sono, essendo domenica, nella terza fase, quindi approfitto per farvi vedere come avevo già fatto con la prima fase, per farvi vedere come si può mangiare in questi giorni. E farò la stessa cosa anche con la seconda fase che registrerò questa settimana che viene, penso mercoledì o giovedì, e, anche perché questa che viene è l'ultima settimana, quindi dopo non ho molte possibilità per registrarvi l'altra fase. E inizio la mattina con una colazione salata, purtroppo, dico purtroppo perché io odio fare la colazione salata, ma per me la colazione rimane, deve essere quella dolce, non so, sono proprio abituata così, mi piace svegliarmi la mattina e mi piace mangiare qualcosa di dolce, però ho dimenticato la stevia a casa di Federica e in casa non ho niente da cucinare che sia dolce, appunto. Si tratta di un omelette farcita. Nell'omelette ho messo anche un po' di farina d'avena, così ho anche la mia dose di carboidrati, però va benissimo cambiando la farcitura o togliendo l'avena, facendo quindi soltanto un omelette di uova anche per le altre fasi e gli altri pasti. Quindi è molto molto semplice, io vi faccio subito vedere come l'ho preparata. In una ciotolina vado a rompere un uovo e aggiungo poi i due albumi. Faccio una cosa a occhio senza starli a pesare, però se volete sapere proprio la quantità precisa, orientativamente un albume pesa 40 grammi. Ci vado a mettere un pizzico di sale e ci vado a mettere la farina d'avena. Questa l'ho ottenuta semplicemente frullando i fiocchi. La quantità di farina d'avena è circa un cucchiaio e mezzo. Sarebbe un sesto di cup, più o meno, sì, è un cucchiaio e mezzo. Sbattiamo bene. E ora nella padella la andiamo a cuocere. Metto un cucchiaio circa di olio e ci verso sopra la frittatina. Adesso metto il fuoco basso e lascio cuocere qualche minuto, è una cosa molto rapida perché in un attimo la frittata si raddensa. E una volta che sarà pronta la andiamo a mettere nel piatto. Io ovviamente, come sempre, l'ho rotta, ma non importa. A questo punto posso farcire con il burro di anacardi, questo è il solito di My Protein, ormai l'ho quasi finito. Ne vado a prendere circa un cucchiaio, quindi ho messo un cucchiaio abbondante nella padella per la frittata e un cucchiaio di burro di anacardi, quindi sono nella mia dose di grassi. Adesso aggiungo un pochino di insalata, questa è mista, e ora la chiudiamo e voilà! Diventa una sorta di piadina farcita ed è stra buona. Faccio lo spuntino, semplicissimo, mangiando le noci, gli anacardi, e come sempre è un quarto di cup, quindi merendina. Probabilmente mi farò anche un altro po' di tisana, di tè, e così in modo anche da bere e non dimenticarmi di farlo soprattutto. Per pranzo andrò a fare una cosa molto veloce e molto gustosa, questo contorno di tofu e verdure. Potete, volendo, farlo con le verdure che avete e quelle che trovate di stagione, è facilissimo. Per prima cosa vado a tagliare le carote, e le carote le cuocerò a parte, le faccio al vapore, quindi le taglio a pezzettini. Le faccio a parte perché le carote ci mettono tanto a cuocere, quindi in questo modo riduco i tempi di cottura e faccio prima sicuramente. Io questa ricetta la faccio davvero spessissimo, e, utilizzando poi le verdure che mi trovo dentro casa o quelle che sono di stagione. Ad esempio la faccio spesso in inverno con i broccoli. I broccoli, i funghi, mi piace molto l'accostamento tofu-broccoli, però in questa fase non si possono utilizzare, quindi evito, e altrimenti con tutta quanta la verdura estiva, melanzani, peperoni, davvero di tutto, viene sempre buono. E adesso mettiamo tutto quanto nella vaporiera, aggiungiamo l'acqua
Ci chiedete spessissimo dove abbiamo preso questa vaporiera. Questa era già all'interno del forno quando l'ho comprato, però potete semplicemente prenderlo online. Vi lasciamo giù nella descrizione un link di Amazon. Costa poco ed è comodissima perché io la uso davvero tutti i giorni. Andiamo. Intanto in una padella andiamo a cuocere i nostri funghi. Ho preso quelli già tagliati perché non ho trovato quelli interi, ma sapete che mi piacciono molto di più quelli interi. Aggiungo 2 cucchiai di olio e mezzo cucchiaino circa di dado granulare in polvere. Trovate la ricetta su nelle schede e nella descrizione, questo è quello che facciamo noi in casa. E un panetto di tofu tagliato a cubetti. Ok, adesso mettiamo sul fuoco e facciamo rosolare bene. Quando le carote saranno pronte le aggiungiamo. Vado a completare con un cucchiaio di semi misti, così raggiungo anche la porzione di grassi. Questi che sto utilizzando sono zucca, girasole, lino e sesamo e sono di Melandri. Completerò il mio pranzo con il pompelmo, come previsto dalla dieta. Ma guardate che bello questo pranzino però, tutto super colorato, non vedo l'ora di mangiarlo. Mentre mangiavo, mi sto finendo il pompelmo, mi è venuto in mente che mi sono dimenticata di dirvi una cosa, ovvero io ho utilizzato il tofu che in linea teorica nella dieta sarebbe vietato e è consentito solo nella seconda fase e solo a chi fa la dieta vegan, quindi in versione vegan. E diciamo che si fa questo strappo alla regola e si utilizza il tofu, l'edamame e il tempeh, quindi 3 prodotti a base di soia, perché la soia è un alimento vietato nella dieta. E dunque io l'ho utilizzato anche oggi perché la dieta, per chi poi non utilizza altro, cioè chi vuole mangiare proteine vegetali, prevede soltanto in questa fase i legumi, e secondo me mangiare 3 giorni solo legumi in tutti i pasti che prevedono proteine, quindi tutti, magari saltando le merende che potrebbero essere fatte di frutta secca, e le proteine non sono fondamentali, però colazione, pranzo e cena hanno tutti quanti la dose di proteine, quindi io in tutti e 3 i pasti dovrei mangiare i legumi e dovrei mangiarli 3 volte al giorno per 3 giorni, e secondo me è un po' eccessivo. In questo caso sembrerebbe un po' sbilanciata come cosa, quindi io ho deciso di mangiare il tofu o alimenti con la soia anche nella terza fase. Ci tenevo a dirlo perché vi sto facendo vedere come si può mangiare in F3, però ecco, io ho fatto delle modifiche, quindi era giusto che lo dicessi, anzi fortuna che mi sono ricordata. Di solito con la testa che ho queste cose me le dimentico sempre. E niente, torno a mangiare il mio pompelmo. Per merenda ho preparato un hummus di spinaci e ceci, ovviamente, così in questo modo ho sia la mia dose di proteine date dai ceci che la mia dose di grassi data dall'olio che ho messo all'interno dell'hummus. Vado a mettere in un boccale, questo in realtà è lo shaker di MyProtein, comunque un contenitore qualsiasi. I ceci scolati e cotti, la quantità di ceci è mezzo cup. Poi ci vado a mettere gli spinacini freschi, questi sono tipo gli spinacini baby, quelli piccolini, molto molto teneri, infatti non li vado a cuocere per questo motivo. 3 cucchiai di olio, un goccino di acqua e un pochino d'aceto, ne metto circa un cucchiaino che vado a misurare in modo molto spartano con il tappo, e adesso frullo tutto quanto e la mia cremina di ceci e spinaci è pronta, velocissima. Di solito l'hummus lo mangio sempre con i finocchi, è un accostamento che faccio spessissimo, o con i finocchi o con le carotine. Ed ecco qua la mia merenda con la mia porzione di grassi, di proteine e di verdure. Per cena infine ho deciso di fare una vellutata di zucca, molto facile e davvero buonissima, anche mettendo pochi ingredienti viene una vellutata davvero squisita che vi straconsiglio di provare.
Ho ancora un po' di zucca che mi è avanzata, quindi la vado a tagliare a cubetti. Farò tutto quanto doppio, perché farò la vellutata anche per Giampaolo, perciò le dosi sono per due, considerando anche i grassi. Comunque io adoro la vellutata di zucca, l'ho scoperta da poco, anzi l'ho riscoperta da poco, e mi strapiace, piace tantissimo anche a Giampaolo. Poi come vedrete è davvero semplice da fare, quindi è una di quelle ricette che con poco sbattimento rende tanto, e anche pochi ingredienti. In una padella vado a mettere il trito di sedano, carota e cipolla. Questo è un trito che ho sempre in congelatore, va benissimo anche quello del supermercato ed è stracomodo da utilizzare perché in un attimo avete la base del soffritto, anche se noi non faremo un soffritto vero e proprio. Vado a mettere 6 cucchiai di olio, quindi considero 3 cucchiai a persona, dato che mangerò metà della zuppa. Poi ovviamente Giampaolo metterà il rinforzino di olio a crudo sopra. Oddio, ho perso il conto. 4 dovrebbero essere, sì. Poi me lo riguardo e casomai lo metto dentro. E 6, credo. Poi controlliamo. Adesso vado a far scaldare appena il soffritto, giusto qualche minuto, in modo che scongeli. Non faccio proprio soffriggere troppo, anche perché evito di far scaldare troppo l'olio. E vado ad aggiungere la zucca che abbiamo tagliato a cubetti. Aggiungo un bicchiere d'acqua e vado ad aggiungere circa 2-3 cucchiai di funghi secchi. Questi in particolare sono i finferli, li abbiamo presi da Fruttaweb, vi metto il link del prodotto giù nella descrizione, e sono davvero squisiti perché sono molto aromatici. Del resto i finferli sono stra aromatici da freschi, quindi da secchi sono il massimo. A questo punto vado a coprire con un coperchio e faccio ammorbidire bene la zucca. Come fonte proteica vado a fare i ceci croccanti, vi metto la ricetta per farli al forno, quindi la ricetta classica, originale, vengono squisiti. A me però dispiace accendere il forno per così pochi ceci, quindi li vado a fare in padella, vengono buoni uguale. Allora li vado a insaporire con un pizzico di aglio in polvere, curry, sale, peperoncino e aggiungo un cucchiaio di olio. Non lo considero un cucchiaio di olio extra, perché comunque sicuramente di zuppa ne mangerà molta di più Giampaolo, quindi riesco a bilanciare bene. Poi la differenza sarebbe davvero irrisoria. E adesso faccio semplicemente rosolare sul fuoco. Intanto che la cena è su, si finisce di cuocere, vi volevo aggiornare un attimo sulla dieta. Dunque, come dicevo questa mattina, sto entrando nella terza settimana, ho finito la terza settimana, sto entrando nella quarta settimana, quindi sono agli sgoccioli della dieta. Questa che verrà sarà l'ultima, quindi ho pensato magari è meglio fare una diretta, quindi ho intenzione di farla o questo weekend che viene, quindi quando finirò veramente la dieta, oppure subito dopo, ad esempio il lunedì o comunque subito la settimana dopo. Adesso mi devo un attimo organizzare e vorrei appunto fare questa diretta dove vi parlo di come mi sono trovata, dei miei risultati, insomma tutto quanto, come ho fatto io la dieta, dato che avrete capito non l'ho seguita proprio alla lettera, ma l'ho adattata un pochino alle mie esigenze, e tutto quanto quello che insomma vi viene in mente. Poi ovviamente magari le cose troppo specifiche ve le potete andare a cercare su Google, giusto per essere informati meglio e in modo più dettagliato, giusto per quello. E poi, oltre alle cose della dieta, vi vorrei parlare nella diretta anche degli allenamenti
e di tutta quanta quella parte lì e ovviamente tutto quello che vi interessa, quindi come tutte le dirette che ci sono nel mondo poi. Quindi fatemi sapere, vi prego, se vi interessa avere questa diretta su YouTube questo weekend o la prossima settimana, e fatemi questo stra mega favore, ditemi verso che ora vi potrebbe interessare, così io mi riesco a organizzare di conseguenza e faccio la diretta nell'ora più gettonata. Ovviamente le dirette poi le potete andare a riguardare su YouTube, non sono come su quelle di Instagram che si perdono. Allora, quindi diretta a parte, finita questa terza settimana mi sono trovata abbastanza bene con questa dieta di nuovo. Anche l'altra volta mi ero trovata abbastanza bene, anche se l'altra volta ero dimagrita di più, cioè ho visto proprio delle foto, dei video anche nel momento in cui la dieta era finita ed ero più magra di come sono adesso. Non mi scoraggio, non mi butto giù e anzi sono comunque abbastanza soddisfatta, abbastanza contenta. In tanti mi avete chiesto quanti chili abbia perso, in realtà mi peso davvero pochissimo, mi sono pesata giusto per curiosità e ad ora, quindi alla fine della terza settimana, ho perso circa 3 kg e che in realtà non sono pochissimi se ci pensate, poi su di me che non avevo tutti questi chili in eccesso è comunque un buon risultato, un risultato abbastanza significativo. Quello che farò di diverso dall'altra volta, quindi da quando l'ho fatta tipo 3 o 4 anni fa, sarà il mantenimento. Infatti io la prima volta che ho fatto questa dieta non ho continuato, ho lasciato perdere, anche perché il libro la menziona molto di striscio, quindi non sapevo neanche come si facesse. E più che altro menziona che se non siete riusciti a perdere quello che volevate perdere, fate quest'altra cosa, fate quest'altra dieta, fate un altro ciclo, eccetera eccetera. Quindi il mantenimento è menzionato poco e secondo me anche male. Poi grazie a Kudelka, Erika Kudelka in the Kitchen, il canale, ve lo metto giù nella descrizione, ho ben capito che cos'è il mantenimento per questa dieta e vorrò iniziarlo, quindi una volta terminata completamente al fine della settimana prossima inizierò subito il mantenimento. Poi vi spiegherò magari anche nella diretta com'è e orientativamente come si svolge. E questi quindi sono gli aggiornamenti. In tanti mi avete detto anche su messaggi privati che avete provato questa dieta, però vi ha costretto a stare davvero le ore in cucina e questa cosa ve l'ha fatta un po' abbandonare. Effettivamente è vero, questo è un punto a sfavore, per quanto se ne possa dire no ma ti organizzi, no ma non è vero, anche io che poi insomma ho abbastanza facilità a cucinare, ho visto che si passa davvero il triplo del tempo rispetto a mangiare normalmente, fra virgolette, a mangiare come si mangiava prima, ecco. Quindi quello è vero. E purtroppo è così, ci si può organizzare anche molto bene, però mettete in conto, se volete iniziare questa dieta, che avrete bisogno di più tempo per preparare i vostri cibi, soprattutto se siete più persone nella stessa famiglia, perché se siete più persone nella stessa famiglia avete bisogno di fare il vostro pasto e il pasto degli altri, perché magari soprattutto se siete nella F2, nella seconda fase dove mangiate solo proteine e verdure, non penso che il resto della famiglia voglia seguirvi. Poi se è così siete molto fortunati. E adesso vi faccio vedere il finale della zucca, che intanto qua in pentola si è straammorbidita, quindi è pronta per essere frullata. Mettiamo la zucca in una pentola. Mi sta aiutando Giampaolo perché questa padella pesa tantissimo. Adesso vado ad aggiungere dentro l'acqua e frullo. Ok, purtroppo mi sono completamente dimenticata il sale, quindi lo vado ad aggiungere ora. Vedete che già è iniziato a bollire, ma ci vuole davvero un secondo.
Ok, sale messo, mescolo e la vellutata è pronta. Se la volete più densa, considerate che qui non ho neanche messo la patata e secondo me questa è la consistenza ideale, però se la volete più cremosa potete aggiungere un po' di farina da miscelare bene per evitare di fare i grumi, anche ovviamente del cereale consentito nella dieta, quindi. E questo è il risultato, è bellissima e buonissima. Ok, mettiamo sopra i ceci e la vellutata è pronta. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così come sempre mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e mi raccomando attivate la campanellina qua sotto così riceverete tutte quante le notifiche dei video. Ciao!